Gli studi epidemiologici sono chiarissimi nel mostrare che la nostra alimentazione ha una grande influenza sul rischio di ammalarsi di malattie infettive, sul rischio di ammalarsi in generale, sul rischio di ammalarsi di malattie croniche, di diabete, di cancro, di Alzheimer e così via, ma anche sul rischio di ammalarsi di malattie infettive. I grandi studi epidemiologici su centinaia di migliaia di persone, fatti sia in Europa, il nostro grande studio EPIC, sia negli Stati Uniti, mostrano che chi ha un'alimentazione ricca di fibre vegetali, cioè un'alimentazione che fa stare bene l'intestino, si ammala meno di malattie infettive. Ed è molto logico che sia così, perché le fibre sono il nutrimento dei microbi buoni dell'intestino, che sono quelli che allenano e mantengono efficiente il nostro sistema immunitario. Sono molto più le cose che noi non sappiamo che le cose che crediamo di sapere. Il nostro sistema sociale ci ha condizionati a una sorta di paura del vuoto e del silenzio. E invece il silenzio è importantissimo, ma non siamo abituati a vivere nel silenzio. Per cui cogliamo l'occasione di questo fatto che siamo agli arresti domiciliari per rimanere un po' con noi stessi, per riflettere sul senso della vita. Il senso, la parola senso in italiano ha due significati, è una direzione, ma anche qualcosa a che fare con il significato. Che direzione vogliamo prendere nella nostra vita? È veramente un'occasione meravigliosa per uscire dalle nostre abitudini. Se possiamo, facciamo il nostro piccolo orto. Benvenuti al Bosco di Ogigia. Abbiamo intrapreso questo percorso durante questo periodo di lockdown, cercando di dare informazioni che vanno anche fuori dall'orto, che tra l'altro in questo periodo è inaccessibile. E oggi abbiamo un collegamento importante con il dottor Franco Berrino. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, questo è un periodo, insomma, particolarmente difficile. Siamo tutti preoccupati per la nostra salute, però volevo fare con lei qualche riflessione sul fatto che forse ci stiamo tutti concentrando sul distanziamento sociale, sull'evitare di incontrare il virus e di ammalarci di questa malattia, ma rischiamo poi invece di dimenticarci tante altre buone pratiche che dobbiamo portare avanti per la nostra salute complessiva. Certamente, sì, perché una cosa è strano che anche le autorità non abbiano menzionato questi aspetti, ma noi possiamo fare molto per sostenere il nostro sistema immunitario. Gli studi epidemiologici sono chiarissimi nel mostrare che la nostra alimentazione ha una grande influenza sul rischio di ammalarsi di malattie infettive, sul rischio di ammalarsi in generale, sul rischio di ammalarsi di malattie croniche, di diabete, di cancro, di Alzheimer e così via, ma anche sul rischio di ammalarsi di malattie infettive. I grandi studi epidemiologici su centinaia di migliaia di persone, fatti sia in Europa, il nostro grande studio EPIC, sia negli Stati Uniti, mostrano che chi ha un'alimentazione ricca di fibre vegetali, cioè un'alimentazione che fa stare bene l'intestino, si ammala meno di malattie infettive. Ed è molto logico che sia così, perché le fibre sono il nutrimento dei microbi buoni dell'intestino, che sono quelli che allenano e mantengono efficiente il nostro sistema immunitario. Per cui approfittiamo di questo periodo per fare una meravigliosa cucina con i cereali integrali. Abbiamo tempo. La gente si lamenta sempre che non ha tempo di cucinare i cereali integrali perché per il riso integrale ci vogliono 50 minuti per cuocerlo. Ma adesso abbiamo tempo e quindi mangiamo il riso integrale, non il riso bianco. Mangiamo e evitiamo le farine raffinate, evitiamo lo zucchero. Io ho postato un paio di video per fare dei meravigliosi dolci senza zucchero. E le fibre
ci fanno stare bene l'intestino e se l'intestino sta bene ci ammaliamo meno di malattie infettive. I vecchi medici la sapevano lunga. La prima cosa, quando un bambino cominciava ad avere la febbre d'inverno, gli davano una purghetta. E anche un adulto una purghetta andava bene, cioè liberiamo l'intestino, cerchiamo di farlo funzionare bene. E poi gli studi sono molto coerenti nel mostrare che invece il consumo di carne aumenta il rischio di malattie infettive. E qui la questione è importante, perché il consumo di carne è qualcosa che ha danneggiato moltissimo l'equilibrio del nostro pianeta. Tutte queste deforestazioni che sono state fatte per produrre cereali e soia per l'allevamento intensivo dei bovini hanno alterato l'equilibrio della terra e probabilmente hanno a che fare anche con l'insorgenza di queste grandi epidemie. È un'ipotesi molto, molto seria. Abbiamo sloggiato i pipistrelli dalle foreste, no? E questi pipistrelli hanno fatto un po' di confusione. Il consumo di carne, la produzione intensiva della carne oggi, degli allevamenti bovini e suini, è una delle principali cause del cambiamento climatico ed è anche una causa di maggiore probabilità di infezioni virali. Allora, in questo periodo abbiamo anche una carenza di sole e anche di movimento, comunque di contatto con l'ambiente esterno. Questo anche può provocarci dei problemi di salute. Come possiamo ovviare? Poi ognuno ha una condizione diversa. C'è chi è chiuso in una casa con un bel giardino e magari non ha di questi problemi, ma molti altri sono in Sì. E appartamento. io pensavo di essere chiuso in una casa senza giardino, invece poi ho scoperto che ho un terrazzino che non ho mai utilizzato, perché andare su quel terrazzino con l'aria puzzolente di Milano, con il rumore del traffico, era qualcosa che proprio non era attraente. Invece oggi lo uso tutti i giorni e prendo il sole sul mio terrazzino. Però, va bene, non tutti hanno un terrazzino al sole. E poi sì, l'esercizio fisico aiuta il sistema immunitario. E allora bisogna fare esercizio fisico. Io colgo l'occasione per fare un po' più di yoga rispetto a quello che faccio abitualmente. Sono 60 anni che io faccio yoga, ma sai, più o meno, se poi ne fai 10 minuti, un quarto d'ora, qualche volta, magari la domenica un po' di più. Adesso faccio yoga regolarmente, no? Stamattina mi sono fatti i miei 36 saluti al sole. E poi faccio anche, metto su i dischi di Battiato, di Franco Battiato, che sono una meraviglia, sono molto ritmici, no? E poi ballo, faccio Bello. esercizi aerobici, no? Sentendo questa meraviglia di Battiato, e passo un buon 40 minuti a fare esercizi aerobici. Quindi anche la musica ci puoi ascoltare musica che ci fa venire voglia di muoverci è un buon aiuto anche per tenere sull'umore, perché poi l'altro fattore, diciamo, che può portarci a star male è sentirsi giù, sentirsi tristi, quindi è molto importante mantenere su buon umore. Poi sai, il nostro sistema sociale ci ha condizionati a una sorta di paura del vuoto e del silenzio. E invece il silenzio è importantissimo, ma non siamo abituati a vivere nel silenzio. Per cui cogliamo l'occasione di questo fatto che siamo agli arresti domiciliari per rimanere un po' con noi stessi, per riflettere sul senso della vita. Il senso, la parola senso in italiano ha due significati, è una direzione, ma è anche qualcosa a che fare con il significato. Che direzione vogliamo prendere nella nostra vita? Che direzione vorremmo prendere quando potremo di nuovo uscire di casa? Che direzione vogliamo dare al nostro sistema sociale, alla politica,
all'economia. Tutti parlano del ritorno alla normalità. C'era un bell'articolo sul Manifesto che diceva: sì, ma è la normalità che ci ha portato in queste condizioni. Cerchiamo una normalità diversa. Non mi illudo che questo sarà possibile perché la finanza canaglia che ci governa non lo consentirà, però tutto molto dipende da noi, molto dipende da noi. Io ho visto questa cosa bellissima nei mesi scorsi delle manifestazioni, dei cortei, dei ragazzi del Friday for Future. E questi ragazzi hanno un potere enorme, hanno un potere enorme. Se loro diffondessero un messaggio del tipo di smettere di mangiare carne bovina che proviene dagli allevamenti intensivi, di smettere di mangiare bevande zuccherate, farebbero crollare certe le borse, farebbero mettere chi ha il potere sulla opportunità di cambiare il senso della produzione. E quindi interroghiamoci su questo. Noi abbiamo un potere enorme a condizione di diventare consapevoli di quello che fa male a noi e che fa male al pianeta, che fa male alla società. Professore, lei ha toccato un argomento importantissimo, perché noi oggi ci siamo sottoposti a sacrifici enormi pur appunto di salvare delle vite, ma lei ha citato per esempio le bevande gassate, un'altra serie di abitudini alimentari che fanno molte vittime con altre malattie, ma provocano altre malattie, ma fanno altre. Vittime del coronavirus e anche in età più precoce. Il coronavirus uccide i vecchi che con la loro alimentazione, con la loro vita sedentaria, hanno sviluppato il diabete, le malattie cardiache, l'enfisema polmonare e per cui abbiamo molto da fare per ritrovarci domani in una condizione che se anche viene il coronavirus non saremo così deboli da morirne, no? E noi possiamo farlo. L'associazione che io presiedo, la Grande Via fa delle iniziative per fare in modo che bastano poche settimane che le persone anziane ritrovino una forma fisica, ritrovino forza e riescano ad uscire dai farmaci per l'ipertensione, dai farmaci per il diabete, dai farmaci più del 90% della popolazione anziana deve prendere quotidianamente farmaci. Noi viviamo molto di più oggi, la speranza di vita è aumentata moltissimo, ma siamo in una condizione disperata di dipendenza da farmaci, invece possiamo uscire da questa dipendenza. Questo è l'insegnamento della Grande Via. E possiamo uscirne attraverso il cibo, attraverso Professore, l'esercizio. lei che viene ascoltato e ha un grande pubblico che tiene lei potrebbe lanciare veramente un messaggio importante. Se siamo stati disponibili a rimanere chiusi a casa, chiudere tutte le nostre attività commerciali, quindi abbiamo fatto anche un grosso danno economico, potremmo con molti meno danni imporre, quindi i governi, imporre di chiudere le fabbriche che producono, o riconvertire quantomeno le fabbriche che producono. Quelle bevande gassate, ora cito di nuovo queste, ma insomma tutta quella serie di cose che fanno veramente male. Cioè, se siamo stati disposti a fare questo, possiamo a questo punto chiedere anche di fare qualcos'altro. Possiamo chiederlo, ma difficilmente avremo successo a chiederlo ai nostri governanti, perché le potenze economiche sono quelle che conosciamo, ma abbiamo il potere di non comprare queste porcherie.
Lo possiamo fare. Senta, lei parla spesso dell'importanza della meditazione e questo direi che è un momento ideale per tutti, per trovare del tempo per la meditazione. Qualche consiglio per chi non è abituato a farlo, non l'ha mai fatto, non è abituato a farlo? Sì, la meditazione non è tanto nella nostra tradizione culturale, e anche nella nostra tradizione, i monaci e gli eremiti meditano, però non la conosciamo e non ci viene insegnata, ma nella nostra tradizione culturale c'è la preghiera. E la preghiera per devozione, non la preghiera per vincere all'otto o per guarire. La preghiera per devozione ha una grande potenza sul nostro sistema organismo proprio. C'è un bellissimo studio fatto dall'Università di Harvard, approfittando del grande studio che loro seguono da 40 anni, 120.000 infermiere americane. E che danno delle informazioni sulla loro vita, su quello che mangiano, su quello che fanno. È uno studio importantissimo che ha dato moltissime informazioni sull'influenza del nostro stile di vita sulle patologie. E in questo studio, questi infermieri rispondevano anche a una domandina che diceva: con quale frequenza vai al tempio? Ebbene, le infermiere che vanno al tempio 2 volte alla settimana o più, a parità di età, a parità di tabacco, di stile alimentare, di tutti i fattori che influenzano la mortalità, muoiono il 33% in meno rispetto a quelle che non vanno mai al tempio. E cosa vanno a fare queste donne al tempio? Verosimilmente vanno a fare atti di devozione, vanno a pregare. La protezione è maggiore per le donne afroamericane che per le donne bianche. E cosa fanno le donne nere quando vanno al tempio? Cantano. Cantano i gospel. E quando canti, liberi la mente. E se liberi la mente, riduci l'infiammazione. Veramente, liberare la mente significa agire sul nostro DNA. C'è un ricercatore italiano che ha studiato gli effetti della recitazione dei mantra tibetani e della recitazione dell'Ave Maria in latino. La recitazione dell'Ave Maria in latino ha un profondo effetto sulla nostra fisiologia. Io mi chiedevo quando ero ragazzo cosa facevano le nostre, perché mai le mie vecchie zie tutte le sere andavano a recitare il rosario. Loro andavano ad attivare il loro nervo vago, andavano a normalizzare i loro ritmi biologici, senza saperlo naturalmente, andavano a ridurre lo stato infiammatorio. Se siamo credenti, approfittiamone per recitare il rosario. Se non siamo credenti, troviamo comunque il modo di meditare, di liberare la mente. Se proprio non abbiamo un altro sistema, cantiamo. Cantiamo. Benissimo. Senta, io sono un po' preoccupata perché tutta una serie di pratiche mediche più o meno riconosciute in questo momento sono state messe da parte, no? Nel lockdown anche fisioterapie, trattamenti di agopuntura, tanta una serie di cose che aiutano molto a costruire un buon terreno sono state fermate. Ecco, secondo lei si dovrebbe riaprire in questo senso? Sarebbe importante ricordarci anche di questa parte della medicina. Beh, certamente sono state chiuse per ridurre i contatti, per ricondurre i contatti anche fra medici e pazienti. Anch'io vedo un po' di pazienti per dare consigli alimentari, adesso lo faccio soltanto via Skype. Cerchiamo. Siamo nell'onda di discesa dell'epidemia, quindi fra poche settimane sarebbe sensato poter riaprire questo tipo di attività, con magari ancora un po' di protezione, di attenzione, di disinfezione, ma sarebbe senz'altro sensato. In questi giorni in cui abbiamo tanto tempo per pensare, lei ha immaginato qualcosa da cambiare nella sua vita d'ora in poi, dopo, diciamo, quando usciremo, ha pensato delle strategie di cambiamento? È veramente un'occasione meravigliosa per uscire dalle nostre abitudini, perché
Guardate, voi avevate magari l'abitudine di andare a prendere tutti i giorni il caffè al bar con il cornetto. Il cornetto del bar è una porcheria piena di acidi grassi trans, no? E adesso non potete più farlo. Ma non cominciate non appena riaprono i bar, prendete il caffè, senza zucchero naturalmente, ma non il cornetto. Oppure prendete il cornetto soltanto se siete in una pasticceria di altissima qualità dove il cornetto è fatto con il burro e non con le margarine. Adesso sto scherzando un pochettino, ma tutta la nostra vita è fatta di abitudini, di inerzi al cambiamento. La grande via, la nostra associazione, è la via del cambiamento. Cambiamo il nostro cibo, mettiamoci finalmente a cucinare i cereali integrali e scopriremo che non è vero che ci vuole tanto tempo, che è ben vero che ci vogliono 50 minuti per cuocere il riso integrale, ma voi lo preparate oggi per domani e per dopodomani e intanto oggi mangiate qualcosa che si cucina più rapidamente. E quindi è una questione di organizzazione. Poi la gente mi dice che non ha tempo di cucinare normalmente, e però ha tempo di guardare i cuochi che cucinano in televisione. E quindi riflettiamo su quelle che sono le nostre abitudini stereotipate. Le cose che facciamo non perché le vogliamo fare, ma perché si fa sempre così. Cambiamo, ringiovaniamo, cogliamo l'occasione di ringiovanire con il cambiamento delle abitudini. Con il nostro canale noi cerchiamo di incoraggiare e dare consigli alle persone di prodursi il più possibile il loro cibo. Anche un orto piccolissimo è un aiuto. Cosa ne pensa? Io ho un orto piccolissimo nella casa di campagna, che adesso non posso andare a raccogliere quello che è cresciuto, ma è molto piccolo, è grande come questa stanza, e ci lavoro circa un paio di giorni all'anno per zappare un po', per preparare il terreno, per seminare, e poi quello che viene, viene, perché ma è una soddisfazione meravigliosa. Vengono molto bene le rape nel mio orto. E le rape del mio orto sono qualcosa di talmente speciale, talmente buone, che proprio ti rendi conto che, beh, poi viene anche un po' di insalata, e vengono bene le verze anche. E sono le verdure appena raccolte, sono di una ricchezza di gusto, di piacere. È una ricchezza anche di chi, in tutta la filosofia orientale si pensa che ci sia vita, ci sia un'energia vitale. Il concetto di energia vitale è stato proprio eliminato dalla scienza occidentale. Ma sono molto più le cose che noi non sappiamo che le cose che crediamo di sapere. E ci sono, siamo sempre, anche noi ricercatori, noi che lavoriamo nella scienza, siamo spesso molto arroganti, e tutto quello che non conosciamo pensiamo che sia spazzatura, ma c'è tutt'altro che spazzatura nella filosofia orientale. E allora, se possiamo, facciamo il nostro piccolo orto. Benissimo, soprattutto senza alcun veleno, così aiutiamo anche il nostro ambiente La a scienza ripartire. occidentale ha documentato in un modo chiarissimo che i veleni dell'agricoltura, anche le piccole tracce che rimangono nei prodotti che consumiamo, sono associati a un maggior rischio di ammalarci, in particolare di cancro. Gli studi sono molto chiari. Già si sapeva che queste sostanze erano pericolose, lo si sapeva perché i contadini, che sono esposti a dosi molto maggiori, si ammalano di più di vari tipi di tumori. Ma oggi è ben documentato che anche i consumatori si ammalano di più. Si diceva di co cosa cambiare nel mondo dopo l'epidemia. Torniamo ad un'agricoltura sana, ad un'agricoltura naturale, alla permacultura che ho sentito voi promuovete,
Sai, negli ultimi anni del mio lavoro all'Istituto dei Tumori di Milano ho avuto una grande soddisfazione, la soddisfazione di fare un orto di permacultura. È stato il primo orto in un ospedale italiano e ho avuto la fortuna di conoscere questo agricoltore, Alessio Mancin, che ci ha insegnato a fare l'orto. E l'orto esiste ancora adesso, anche se non c'è più ormai, dopo che io sono andato in pensione, un grande interesse a promuovere quest'orto. Diciamo che è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita professionale. Mi fa molto piacere, grazie per questo bellissimo messaggio. Se ha bisogno di consigli sull'orto, la invitiamo a visitare il canale del Bosco di Ogigia. Grazie mille per questi consigli e le sue parole, il suo intervento. La saluto, arrivederci. Auguri. Ci saranno i commenti qua sotto, eventualmente le giriamo le domande perché invitiamo sempre tutti a lasciarci dei commenti. D'accordo. Grazie, arrivederci.